Rebecca. Papà! Dove sei? Micetto, ora devo andare via. Rebecca! Sono qui, papà! Papà! Papà, sto arrivando! Ho sentito tuo padre che ti chiamava, perché non sei qui? C'è qualcuno là sotto. Cosa? Di che stai parlando? Che è successo? Ho sentito qualcosa. C'era un gatto e così l'ho seguito giù per le scale. Ma come puoi essere stata così stupida? Potevi farti male. No, non mi sono fatta niente, no, mamma. Lo sapevo. Oh, mamma, Becky. Non è niente. Non ti preoccupare. Oh, Becky, dove sei stata? Si è fatta male. Perché non eravate insieme? Com'è successo? Stava bene quando era con me. Già, non ci si può fidare di te. Non possiamo starle sempre addosso. Non sei in grado di prenderti cura di lei. Sono sicura che c'è qualcun altro nel castello. Devi promettermi che non farai mai più niente del genere. Comportarmi come una persona normale. Senti, se vuoi andare in giro per il castello o per la città, non dovrai far altro che dirmelo. Io verrò con te. Mamma, questo è il mio handicap. È una mia sfida e devo essere in grado di fare qualsiasi cosa. Io so che è difficile, Rebecca, e mi dispiace molto. Non hai nessun amico qui, ti capisco. Un amico mi crederebbe. Mamma, devi ascoltarmi, c'è qualcun altro qui dentro. Ora basta, ok? Avanti, si è fatto tardi, adesso andiamo a cena. Ascolta, tesoro, lo so che ti senti sola, ma io sarò sempre la tua più grande amica, sarò io a prendermi cura di te. Mamma. Sei stufa di star sola, ecco perché immagini che qualcun altro sia qui. Ha visto il gatto qui in giro? No, però Gabriella amava tanto i gatti. Gabriella era la duchessa? Sì. Oh, e lei la conosceva? Sì, le facevo le pulizie quando ero ancora una ragazza. Oh. E com'era? Otteneva sempre tutto ciò che voleva, in caso contrario. Era bella? Era bellissima. Davvero? Sì, come lei. Veramente? Le assomiglia. Ma deve mangiare, deve crescere. Oh, glielo dica, Agnese, mangia come un uccellino. Gli americani sono tutti così. Da noi è un modo per stare in famiglia, no? Oh.
Oh, santo cielo. Si è rotto lo specchio. Oh, non ci manca 7 anni di sfortuna. No, no, non preoccuparti. Il legno si è gonfiato. Questi mobili sono così vecchi. Probabilmente è cambiata la temperatura all'improvviso. C'è qualcun altro nel castello? Calmati, ora ci sono io. Che è successo? Tesoro, hai avuto un incubo. C'era qualcuno qui. Ah. Sì, ok, io ti credo. Vado a dare un... No, papà, è pericoloso. Stai tranquilla, non succederà niente. Torno subito. Stai tranquilla, d'accordo? Io sono qui con te. Shh.